Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata del Dark Andros Cooking Show. Montami la panna, assaggiala così. Prendi le uova, sbattile di qua. Questa roba puzza, mangiatela tu, perché è arrivato ed è croccante. Il Dark Andros Cooking Show. Dark Andros Cooking Show. Con il Cooking Show. Dark Andros Cooking Show. Vuoi fare un regalo di Natale ma non sai cosa regalare? Cucine Friends è l'unica scuola di cucina e pasticceria a Milano che ti prepara non una, non due, ma tre gift card bronze, silver e gold da regalare a chi vuoi. Il regalo perfetto per Natale. Clicca ora nel link nella descrizione per saperne di più. Oh ragazzi, bentornati ancora una volta sul Dark Andros Cooking Show. Oggi abbiamo un ospite straordinario, ragazzi, Victor Laszlo, 88. Ciao. Sì, sei tu. Sei proprio tu. È venuto a trovarci anche lui oggi sul Dark Andros Cooking Show per fare delle ricette incredibili. E con noi abbiamo anche la sempre incantevole, meravigliosa e frizzante Valeria. Ciao a tutti. Mia, ciao. Guardate quanto è bella questa ragazza. È frizzante. È incredibile. Frizzante. È meravigliosa. Oggi faremo una ricetta incredibile. Straordinaria, frizzante, fragrante, croccante. Faremo una pasta tosta. Scritto toasta. Scritto tosta. Perché non è tosto nel senso che è forte. Esatto, tosto nel senso che sì. È anche forte, però sarà un misto, una ricetta un po', come sapete ci piace fare qui sul Dark Andros Cooking Show, un po' la CDC, no? Allora, gentilmente Valeria, presentaci gli ingredienti. Vengo qui perché così ti guardo le tette e nel frattempo puoi parlare al microfono. Questo è del pan carré, direttamente dalla busta, non va tostato prima. Poi abbiamo 4 fette di prosciutto cotto, non abbiamo tolto il grasso, perché ci piacciono le cose grasse. Assolutamente. Del formaggio a fette. E? 3 biustoloni. Mamma mia, incredibile. Burro a piacere. Tanto perfetto. Piacere. Vabbè, non è proprio a piacere, piacere, perché abbiamo... Ne useremo 30 grammi. Ne useremo 30 grammi. Sempre a piacere però. 100 grammi di parmigiano, 200 ml di panna, un bicchiere di latte. E basta. Vabbè, sì, poi le spezie. La noce moscata e compagnia bella. Perfetto. Sì, sì. Mentre Mattia sta riempendo la pentola dell'acqua, non mi è venuto, come dire, un po' un... Un po' di sete. Sì, un po' di sete. Ecco. Che prenderesti lì? Guarda, c'è quella bottiglia di Butturnio. Ma certamente. Grazie, gioia. Siamo sul Dark Andros Cooking Show. Mi sembra giusto. E qui non si scherza un c***o. L'apri tu la bottiglia. Oggi, tra le altre cose, abbiamo anche i bicchieri giusti. Perché la volta scorsa... Settimana scorsa non li avevate. No, la settimana scorsa eravamo ancora poveri. Non ha visto le puntate precedenti? No, c'era l'altra ragazza, scusa. Perché tu... Ah, vedi. Resta, ci piace questa cosa. Allora, voi dovete sapere che Valeria fa parte del gruppo delle croccanti di Dark Andros. E nel gruppo delle croccanti di Dark Andros c'è molta rivalità, è vero o no? Assolutamente, perché tu sei uno solo, noi siamo tanti. Meravigliosa questa cosa. Vuoi venire anche vabbè, tu? No, non so, lei, io andrò ad autosoddisfarmi in bagno. No, vieni con noi, a noi ci piacciono le cose così, cose strane, no, cose strane, ci piacciono le cose molto popolose. Sia aperto, allora, tesoro, sia aperto. Ma guarda! Non perdiamoci via in batuffole. Dobbiamo preparare una salsa al formaggio. Come prima cosa dobbiamo prendere 30 grammi di burro. Mettiamo il nostro burro dentro il pentolino. Cominciamo a farlo sciogliere. Quando il burro si è sciolto dentro il pentolino e ci impiega veramente poco, uniamo tutti gli ingredienti per la salsa. Dimmi, ci spari dentro la panna. Allora, è molto importante che lo facciate come lo sto facendo io. Cioè, veramente alla cazzo di cane. Dopodiché ci metti 100 grammi di parmigiano, che è tutta la ciotola. Poi ci metti un bicchiere di latte. Un bicchiere sempre dentro. Sì, importante sempre dentro, metterlo sempre dentro. Esatto. L'ho sempre detto anche. Mamma mia. Mettiamo della noce moscata e poi mettiamo del sale e del pepe. Triggeriamo Valeria usando la frusta. La mescoliamo e stiamo facendo la nostra salsa al formaggio. Mamma mia, com'è formaggiosa. È meravigliosa questa cosa qua, ragazzi. La plain white sauce. È veramente bellissima questa salsa qua.
sembrava brutta, invece sarà bella e buona. Ma questa è una ricetta dietetica, eh? Dieta dissociata. Perché si dissocia dal farla. Assolutamente, quindi. Lo sapete che a noi ci piace fare le cose gratuite. Il mio medico mi ha sconsigliato di partecipare al Candos Cooking Show, l'ho mandato in c***a. È importante. L'hai fatto benissimo. Me la tieni mescolata? Perché in realtà questo, voi non sapete, ma in realtà questo è il petting come il piace farla loro. Esatto. Cioè lui fa il Candos Cooking Show prima di accoppiarsi. Esatto. È proprio il suo modo. Lifestyle è un sostituto alla sigaretta invece. Famosa sigaretta del dopo. In base al suo canale, in base a quando si è cotto. Vedi come si sta un po' addensando? È un besciamellone formaggioso. Questa cosa è bellissima perché sembra che stia guardando la salsa, ma non è così. Non è così, ragazzi. Guardate la salsa, non è così. No? Dobbiamo guardare la salsa, no? Ma guarda quello che preferisci. Tu sei bella quando giri la salsa al formaggio. Sì, la sto frustando per bene. A questo punto, ragazzi, quello che dobbiamo fare è imburrare la teglia. Oh! Beviamo di nuovo. Di nuovo. Questa è la puntata della sbronza. Per imburrare la teglia è molto semplice, prendete il pezzettino di burro con le vostre mani e lo passate. Imburriamo la teglia bene anche sui lati, eh. Ok, abbiamo imburrato la teglia. A questo punto prendiamo gentilmente le fette del nostro pan carré e le mettete un primo strato di fette di pane. Quindi è una lasagna panosa, diciamo. Sì. E sai cosa mi affascina? L'incastro geometrico di tutto questo. Ti piace? Molto, molto. Il primo stratino è straordinario, signori. Mamma mia, che capolavo. Sei il Michelangelo della pasta tosta. Mi sento veramente, guarda. Il cazzo fatti da pane. Nel senso dilettanti. Mamma insomma. Mia. Che aiutanti che siamo. Siete meravigliosi. Mamma mia, sono veramente altro che gli elfi di Babbo Natale, quei poveri stronzi. Dunque, prima di proseguire vorrei informare i gentili spettatori che ci siamo fottuti una bottiglia di Gutturnio nel giro di mezz'ora. Infatti sì. Io inizio già a biascicare male. Questa pasta mi commuove. Ricordiamo che la pasta è un'aggiunta dell'ultimo momento, perché esatto. Il maestro non aveva previsto, però siccome il maestro è versatile, mi piace improvviso. Vero, straordinario. Allora prendiamo un po' d'olio, perché ovviamente sennò la pasta si incolla, ragazzi. Ovviamente, quindi sì. A questo punto mettiamo la nostra salsa, che come vedete è molto liquida, e mettiamo un bel cucchiaio abbondante. Generoso. Per ogni fetta. Generoso. Per ogni fetta, magari anche più di uno, adesso vediamo com'è. Mettiamo. Secondo me ne basta uno, no, sai? Se uno basta. Generosità. Una bellissima cucchiaiata, come vedi, no? A questo punto, ragazzi, una bella slappa di pasta come secondo strato. Scolate una bottiglia di Gutturnio prima, vi assicuro che... A proposito di Gutturnio, ha morso questo piatto. Quante sì. Calorie ha? 300? No, credo che... È stato un inturgidimento generale. Allora, sì, esatto, ci siamo un attimo induriti. Meraviglioso, ragazzi. La sobrietà inizia un pochino a è incredibile, croccante. Ragazzi, dobbiamo mettere un altro strato di fette di pane. E queste qua, giusto per essere sicuri, le imburriamo gentilmente. Ma quindi tra la pasta e il pane non mettiamo nulla? Ancora no, ancora perché no. Dopo mettiamo un altro strato. Con le manine, Gioia. Ti piace se lo faccio con le mani? Sì, è meraviglioso con mi le mani. Con manuale? Sì, con manuale sei straordinaria. Guardate che professionalità che ha. Qui c'è della seconda più grande. Bella, ma porco. Bene, ragazzi, abbiamo fatto i nostri primi due strati. Ora è il momento di caricarla di sapore, questa pasta tosta. Come la carichiamo di sapore, maestro? Come la carichiamo? A questo punto noi abbiamo, vi ricordate, 4 fette di prosciutto cotto, che a questo punto io chiederei gentilmente a Mattia sì? di spezzettarle, di sbriciolarle, insomma, di renderle in questo stesso piatto. Triturale. Mentre invece, Valeria, ti facciamo tagliare i würstel. Non ne avevo dubbi, guarda. Vero? Che mi facevi maneggiare i würstel. Allora, a questo punto qua, non abbiate paura che anche si raffreddi un pochino, perché poi questa va messa in forno. Guardate Valeria come ha tagliato il würstel. Mamma mia. Li so maneggiare. Non vorreste anche voi, non vorreste anche voi farvi tagliare il würstel da Valeria? Oddio, secondo me no. Così adesso. Come prossimo strato mettiamo il prosciutto cotto, che gentilmente Victor Laszlo, tanto, cioè questo, ragazzi, ho sbriciolato in una maniera. Insomma. Non è un cotto qualunque. Questo è il cotto sbriciolato da Victor Laszlo 88. Andremo a coprire con un altro bello strato. È una sostituzione della besciamella questa. Adesso noi dobbiamo mettere dell'altro bread, dell'altro pane. Esatto, imburrato. Benissimo, ragazzi, siamo pronti per l'ultimo strato. Mettiamo un altro stratino generoso, di
generoso ovviamente di salsa al formaggio che abbiamo fatto con gli ingredienti che vi abbiamo detto prima. E adesso dobbiamo mettere quella che è la pennellata michelangiolesca, il tocco finale di Würstel sopra. Ci mettiamo il nostro Würstel sopra. È proprio il tocco, perché non era necessario per nulla. Però è una ricetta a piacere. Una ricetta a piacere, esatto. Ok ragazzi, allora come ultimo strato mettiamo del formaggio a fette. E non ti stavi assolutamente dimenticando, ricordiamocelo. No, assolutamente, me ne ero completamente dimenticato. Ho perso il conto degli strati e non è per il vino che abbiamo bevuto. Esatto. Il mio caso invece è esattamente per quello, però... Ora che abbiamo preparato la nostra teglia, la mettiamo in forno a 200 gradi per... Bene ragazzi, sono passati 10 minuti, quindi con dei bei guantoni andremo a sfornare la nostra pasta tosta. Ti piace tantissimo. Vero? Bella. Guarda che roba. Mamma mia che faccia, cara signora. Maestro, io respiro un'aria tutta pura qua. È formaggio. È su vino puro proprio. Vero? Bene ragazzi, abbiamo fatto la nostra pasta tosta. E come potremo degustare questa pasta tosta? La potremo degustare in modo elegante. Ma invece noi la degusteremo in modo ignorante. La prossima volta Valeria ce la fa vedere. Dark Andros Cooking Show.